Ciao amici del ProMirrorless, ciao Roberto. Ciao Damien. Allora ragazzi, oggi vogliamo parlarvi di un fotografo che dal titolo magari alcuni di voi già hanno letto e conoscono, Larry Towel, un fotografo canadese contemporaneo, un fotografo che a me piace tantissimo, anche a te Roberto, Sì, tanto. ovviamente, perché è un fotografo, diciamo, è un artista. Ecco Roberto, secondo me Larry Towel. Alcuni sono sostanzialmente fotografi, invece Larry Towel, come vedremo fra poco, parlando un po' A della sua vita, 360 gradi. esatto, scrittore, poeta, è praticamente fotografo, musicista, suona la chitarra, la batteria, è cantautore, fa video, è veramente un artista che comunque ha dei tratti distintivi, cioè proprio caratteristici, caratterizzanti, insomma, lo vedremo poi guardando le sue foto. Ovviamente noi. Probabilmente Damiano è anche questa arte totale che influisce anche sul suo modo di fotografare. Vi ricordiamo ragazzi che intanto di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, su ProMirrorless, se è la prima volta che vedete il nostro video, parliamo di tante cose legate al mondo della fotografia, parliamo di temi un po' in generale sulla fotografia, su delle riflessioni, insomma, cosiddette riflessioni fotografiche, ma ci sono recensioni, cioè, ci sono una rubrica Imparare guardando, a domanda risposta, insomma, ci sono tante cose, tanti contenuti che in qualche modo cercano di, nel nostro piccolo, cerchiamo di far riflettere, far aiutarci a crescere, ecco, come fotografi. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Tra l'altro, Roberto, ricordiamo ai nostri amici che c'è anche Riflessioni fotografiche ProMirrorless in formato audio tramite podcast. Quindi questa è la notizia che diamo sempre Sì, perché. intanto che magari sono lì che polleggiano sul divano, si cacciano su un podcast e Esatto. sfruttano questi discorsi. Magari Esatto. facciamo anche un po' di compagnia, no? Esatto, cioè, si fa anche un po' di compagnia, magari mentre uno fa anche faccende domestiche, fa un lavoro e così via. Ricordiamo anche che in descrizione lasciamo sempre il link al corso dello scatto alla stampa fine art. Ok, se volete insomma andare a vedere un po' di cosa si tratta, siete appassionati di fotografia e di stampa, insomma volete migliorare il vostro flusso di lavoro, lo lasciamo sempre in descrizione. Allora Roberto, parliamo di Larry Towel, andiamo a raccontare un po' in sintesi la vita di Larry Towel e poi dopo andiamo a vedere le fotografie. Allora, intanto la cosa interessante è che lui è un canadese, perché conosciamo tantissimi fotografi americani, devo dire che insomma, poi l'America è molto brava a in qualche modo spingere i propri fotografi, no? A differenza di altre nazioni, dove prende anche l'Italia, dove insomma il marketing legato al mondo della fotografia è sicuramente più scarso, ecco, bisogna detto questo. Comunque lui è un canadese, è nato in una famiglia tutto sommato abbastanza umile, insomma normale, diciamo, ecco, non era un benestante, figlio di un carrozziere, nasce in una grande famiglia in una zona rurale dell'Ontario. Questa cosa, Roberto, è interessante perché nelle fotografie che vedremo esempio oggi Eh sì. Eh c'è molto sì. l'aspetto rurale, no? Quindi in qualche Sì, modo un richiamo il suo legame a questo mondo a questo profondo. mondo, sì. La cosa interessante che dicevamo prima, cari amici, è che Towel ha studiato per fare l'artista, diciamo, nel senso che ha studiato alla Visual Arts di Toronto, alla York University di Toronto, ed è lì che impara l'utilizzo della macchina fotografica, iniziando il bianco e nero. E questo, Roberto, è un'altra cosa importante di come in molte scuole d'arte, adesso Tavolo ovviamente è cresciuto nel periodo pieno dell'analogico, comunque continua a utilizzare l'analogico ma anche il digitale. A prescindere da questo, diciamo che nelle scuole d'arte comunque si insegna l'utilizzo del mezzo fotografico, ma anche l'utilizzo dello sviluppo e la parte legata allo sviluppo, quindi in qualche modo la nostra post-produzione, no? Chiamiamola così come oggi viene definita, è comunque una componente molto importante, no? È parte integrante, È parte assolutamente. integrante, sì. Altro elemento, ragazzi, caratteristico interessante della vita di Towel è che lui, quando si diploma, insomma, si laurea alla York University, non inizia a fare subito il fotografo. Diciamo, fa un periodo, tra l'altro, di volontariato, se non ricordo male, a Calcutta, perché vuole scoprire anche questa dimensione. Addirittura Roberto vive 2 anni su una zattera su un Sì. fiume, quindi in eremitaggio Un totale. pazzo proprio, un È un pazzo. grande, e lì scrive praticamente delle poesie,
anche se lui dice che insomma non erano granché come poesie, insomma si rese conto che il suo Non talento non era riuscivano proprio, bene, se non non era proprio il riuscivano bene. poeta. È stato praticamente un musicista, tant'è che è tornato da Calcutta, insegna poi al folk, musica folk in Canada, e lui prima è stato batterista, quindi siamo insomma affini, anche io sono al batteria, quindi una grande simpatia già solo per questo, ma comunque a parte diciamo la musica, poi impara anche la chitarra, diventa cantautore, e tutte queste cose comunque, se voi andate su internet ragazzi, cercate Larry Towell, o andate anche sul suo sito, ci sono anche dei video, degli spezzoni che raccontano bene la sua vita, insomma è interessante, andatelo a vedere. La È un cosa personaggio, Damiano, è è proprio un assolutamente un personaggio. personaggio, già insomma, con la sua barba bianca e cappella, insomma, personaggio. Allora, nell'84 lui praticamente intraprende la carriera di fotografo come freelance. E la cosa interessante, Roberto, che pensa solamente dopo 4 anni, se non ricordo male, perché nell'88 viene praticamente inserito all'interno della Magnum Photography, insomma, che non è proprio Quindi da è tutti, un no? riconoscimento delle sue capacità alla fine. Sì. Inizia lì, lavori per il New York Times, per Life, Rolling Stone, insomma, diciamo, fa diversi servizi. Però, diciamo che lui è sempre stato di fatto un fotoreporter, quindi comunque lui la sua inclinazione principale era per il racconto, no? In qualche modo la narrativa, con un approccio molto intimo, molto umano. Comunque, insomma, lo vediamo adesso dalle foto. Lui non amava molto viaggiare, però quando decideva poi di viaggiare per raccontare qualcosa, Roberto lo faceva, l'ha fatto dedicandoci veramente tanto tempo, Sì, addirittura anni. non facevo uscite del tipo un paio di settimane o un mese, ci dedicava proprio un pezzo della sua vita. Ma Beh, perché se secondo me pensiamo. lui voleva capire anche, entrare, come fanno anche altri fotografi, entrare nel mondo per capire, per sviscerarlo e in questo modo poi poter esprimere le emozioni che lui ha ricevuto dalle persone, dall'ambiente che stava in quel momento Sì. Dalle vivendo nelle fotografie. Ma si capisce bene anche proprio come vedremo dopo dalle sue foto. foto. Sì, lui cerca questa dimensione intima. Comunque, diciamo, i primi lavori riguardano praticamente la guerra in Nicaragua, El Salvador, 10 anni dedicato a questo lavoro. E voglio condividere con i nostri amici un testo, diciamo, un virgolettato di Arianna Rinaldo, che era direttrice artistica del Cortona On The Movie. Nello sguardo e nella visione di Larry, a casa come in guerra, non mancano mai l'attenzione e la compassione. In effetti è verissimo questa cosa, lo vediamo fra poco. Arianna aggiunge: le persone sono importanti, la loro storia è importante e chiaramente è questo che gli interessa raccontare. I diritti umani, l'ingiustizia, il disagio sociale, la disinformazione, gli squilibri di potere, le migrazioni, le resistenze, sono i temi che hanno fatto nascere le storie e continuano a ispirarle. I concetti di identità e perdita, di amore della famiglia, della mancanza della terra, insomma, sono al centro della visione di Towell, dice appunto Arianna Rinaldo. L'impegno a lungo termine che dedica alla conoscenza profonda delle persone e dei luoghi è uno degli aspetti chiave del suo lavoro. Vi dico anche Roberto, lui fotografava in bianco e nero, fotografava in bianco e nero e c'è un'intervista su Nikon School che dice: puoi dirci qualcosa della tua predilezione per il bianco e nero? Secondo le tue parole, è ancora la forma poetica della poesia, no? Ecco, anche Towell, Roberto, lavorava molto, ha utilizzato molto il bianco e nero. Sì, è perché poi in effetti è più coinvolgente sotto certi aspetti, no? Cioè, diciamo che fa una specie di sunto di quello che è la realtà. Lui risponde alla domanda e dice: guarda, in questo periodo sto utilizzando diverse forme visive, lavoro anche in digitale, dal colore al bianco e nero, il colore solamente in digitale. Ha lavorato anche in ambito video, perché fa appunto anche dei lavori in ambito video, però lui dice: credo che il bianco e nero, in virgolettato, mi sto dicendo di Towell, credo che il bianco e nero sia più intimo, penso sia una forma più poetica perché c'è più spazio in cui il fotografo può muoversi. C'è più spazio per l'intuizione e la suggestione, perché in una foto a colori è già tutto lì, mentre nel bianco e nero ciò che manca è il colore e lo spazio che il colore normalmente occupa lo puoi usare per altre cose, le emozioni, ad esempio. Il colore è sicuramente bello, ci sono alcuni grandi fotografi del colore. Io non lo sono, il bianco e nero è il linguaggio che preferisco
Il problema con il bianco e nero è che giornalisticamente è molto più difficile da vendere. Capisco la problematica di tavola, in effetti dal punto di vista squisitamente giornalistico è più difficile da vendere. Va detto che oggi... Non pensiamo soltanto ai libri d'arte, no? Cioè, un fotografo che deve vendere a testate giornalistiche, basta che le sfogliate ed è evidente che c'è una netta percentuale in più di fotocolori. Quindi per uno che ci vuole campare... E vendere la fotocolori è più facile, sicuramente. Certo, così come Roberto, molti fotografi che comunque per i lavori personali continuano a scattare a pellicola, ma per esigenze lavorative sono costretti a utilizzare il digitale. Penso, mi viene in mente Francesco Cito, insomma, un altro fotografo fantastico, magari se vi piace ne parliamo, fotografo contemporaneo, io lo adoro, e lui stesso in diverse parti ha detto che lui... utilizzato tantissime volte la pellicola, sempre, diciamo, il suo strumento principale, no? Però è stato costretto Roberto poi a in qualche modo a lavorare anche col digitale, perché le testate non avevano la possibilità più di anche vedere gli stessi negativi, no? Quindi c'erano delle problematiche che alla fine hanno costretto molti autori che sono nati con la pellicola, che magari preferirebbero ancora lavorare a pellicola per i suoi caratteri distintivi, poi utilizzare il digitale. E la stessa velocità di consegna delle immagini, cioè una sola cosa tale per cui è digitale, sei costretto a utilizzarlo. Insomma. Sì. Va bene, Roberto, andiamo a vedere le fotografie. Allora Roberto, eccoci qui con il nostro amico Larry Tavola, il nostro amico magari, insomma il nostro amico perché ci piacerebbe che fosse il nostro amico. Guardate il personaggio, cioè... fantastico, numero uno, è veramente un personaggio, sì. Comunque andatevi ragazzi, andate a fare un po' di ricerca, ripeto, queste sono solo delle imbeccate da parte nostra, ma andate a fare delle ricerche. Allora Roberto, questi sono alcuni dei suoi libri, ma ce ne sono tanti, no? Insomma, No Man's Land, appunto il lavoro dedicato praticamente alla Palestina, c'è la selezione, anche tu Roberto hai dei libri, no? Se non sbaglio, la selezione dei grandi fotografi della Magnum Photo. Che consigliamo proprio alla grande. Proprio alla grande, Then Palestine, un altro lavoro bellissimo, El Salvador, il lavoro appunto, ripeto, 10 anni di lavoro, e poi c'è un bellissimo lavoro, oggi vedremo diverse fotografie. Ragazzi, veramente da... Da avere, un libro da avere, i Mennoniti, che diciamolo insomma velocemente Roberto, i Mennoniti lo vedete qui, il libro è praticamente una setta religiosa, ha fatto una completa rinuncia delle forme di consumismo, dell'elettricità, è praticamente una vita proprio completamente votata da parte dell'uomo al lavoro nei campi e invece da parte della donna alla famiglia, insomma, la cura, diciamo, della casa. Quindi una dimensione molto, molto lontana da quella a cui noi siamo costantemente abituati. Ecco una delle prime foto. Fotina, Cominciamo col botto, Roberto, cominciamo col botto. Una foto pazzesca, veramente pazzesca. Queste qui, insomma, lo vedete, sono delle donne lungo una strada. Ecco, qui c'è una prima componente, Roberto, vorrei sentire un po' la tua opinione sull'uso delle geometrie, delle linee, delle prospettive, delle diagonali tipiche, insomma, della fotografia di Larry Tavola. Lui utilizza tantissimo, poi si vedrà anche da alcune foto che facciamo vedere, le linee prospettiche insistentemente, e danno comunque un grande dinamismo allo scatto. Sì. E la sua capacità di vedere proprio in bianco e nero, no? Guardate che anche gli scatti, la contrapposizione fra le zone scure e le zone chiare per mettere in risalto i soggetti, l'attenzione sul momento, lo vedremo poi nelle foto, anche nelle altre foto, lui sta molto attento al momento, sa cogliere, è proprio dentro. Ne parlavamo prima io e Damiano insieme, quasi come avessi in mano un handicap, cogliesse in quegli istanti di vita. La dimensione del bianco e nero è fortissima, cioè la componente del bianco e nero aggiunge veramente tanto valore all'immagine, un bianco e nero abbastanza contrastato, ovviamente ragazzi voi state vedendo un'immagine chiaramente presa da internet, per cui è ovvio che il contrasto, magari i mezzi toni eccetera eccetera, insomma un po' vanno a scomparire, però l'importante è capire l'immagine, il senso dell'immagine. Tra l'altro lui utilizza molto spesso focali abbastanza grandangolari, 28, 35, 50 mm, insomma sono le focali più utilizzate.
classiche. Le classiche. Ok, questa è un'altra foto, insomma, secondo me molto molto bella, che racconta anche un po' un approccio da parte di Tawel che è un pochino più poetico, cioè leggermente sgrammaticato, insomma c'è qualche licenza poetica, lo vediamo qui l'orizzonte un pochino storto, ma anche altre foto in cui ancora... Un po' tagliato, cioè non è proprio la Sì. perfezione assoluta, no? Ma è proprio la sua caratteristica. Ed è veramente bravissimo nel cogliere il momento. L'hai detto tu prima, guardate ragazzi l'espressione del volto della ragazza, gli occhi chiusi, la bocca, la gestualità, quindi la mimica facciale. Ecco, queste sono cose estremamente importanti nella fotografia di documentazione. Guardate il sentiero che porta all'orizzonte, che stranamente coincide con il viso dei soggetti, cioè non è casuale, cioè si Sì. pone nella posizione corretta e, come dice il buon Damiano, sempre di fronte al soggetto. Sì, insomma, a favore, diciamo, dello sguardo, il cappello bianco su uno sfondo più scuro, che funziona tantissimo, la relazione sfondo-soggetto, Roberto, perché vedete che c'è il soggetto, c'è il carro della paglia che viene trasportato, lo sfondo, un sentiero, appunto, il contesto rurale della foto. Quindi, ecco, saper mettere insieme più elementi di un'immagine, e io ci vedo veramente tanta intimità, no? Cioè, in questo scatto... Praticamente loro, i soggetti, insomma, sono completamente estranei alla dimensione del fotografo. Questa è un'altra foto bellissima, anche simpatica per certi versi, che racconta tantissimo. racconta tanto. Anche qui, insomma, bianco e nero, veramente Dochet, grandissima maestria, insomma, nell'uso del bianco e nero. Qui, diciamo, l'elemento predominante sono i pattern che vengono creati da questi bimbi, la dolcezza dei bimbi, ma anche qui un racconto. C'è una cosa interessante, nei libri di Tavola, Roberto, lui inizia con l'inizio, insomma, diciamo, include molte foto di still life, ma non still life in senso pubblicitario, attenzione, still life nel senso comunque va a raccontare quali sono gli strumenti tipici della cultura che sta fotografando. È interessante come aspetto. Sì, questa è una foto, l'abbiamo voluto mettere, ragazzi, perché Tavola dà grandissima importanza ai bambini, insomma, è molto attento alla dimensione del bambino, è da lui ritenuta in qualche modo l'espressione autentica un po' dell'essere umano, no? Ecco, questo è un po' il concetto. Che è la purezza dell'essere umano. Questa foto mi fa impazzire, Roberto, è veramente stupenda. Vabbè, a parte questo spazio incredibile che racconta un territorio molto vasto e per certi versi anche l'isolamento dei Mennoniti, che sono appunto comunque una cultura rurale. Tra l'altro, molti non sanno che anche in Italia, Roberto, ci sono a Brescia, a Palermo, a Bari, mi sembra, delle piccole, sono in totale 500, delle piccole comunità, sono 500 in tutto in Italia, i Mennoniti, insomma. Cultura molto interessante. Su internet trovate anche delle foto a colori, provate a farlo, ragazzi, guardate le foto di Tavola in bianco e nero, le foto a colori che si trovano su internet e capite perché il colore è un di più, oggettivamente un di più, questo è il mio giudizio personale. Allora, qui anche qui Roberto, linea di fuga fortissima, Sempre, sempre, sempre presente, vedete. sempre presente, e anche qui capacità. Contestualizzazione dei soggetti, cioè magari un altro fotografo cosa avrebbe fatto? Avrebbe fatto un'inquadratura stretta sui tre bambini, Sì. invece Harry ha contestualizzato per far capire in che ambiente, in che momento è Sì, questa foto. assolutamente. Bianco e nero, regola d'arte, vedete, diciamo, i vestitini dei bambini che diventano delle sagome rispetto a uno sfondo più chiaro. È interessante come i pali, Roberto, siano praticamente un pattern e i bambini stessi siano come una sorta di recinzione umana, no? Di recinto umano. Fanno parte di questo recinto. Ne fanno parte. È veramente bellissima la foto, insomma, i chiaroscuri anche del terreno danno veramente grande forza. Ecco, questo diciamo è come andrebbe usato un grandangolo nella narrazione. Ancora un'altra foto veramente meravigliosa. Questo, ecco, Roberto, è il Questo concetto che tu esprimevi prima. è quel discorso, esatto. Cioè, è una frazione di vita, come aveva avuto in mano Handicam, e lui ha accolto quel momento. Non c'è una regola compositiva chirurgica, c'è cioè comunque l'orizzonte magari non è perfettamente dritto, no? Pende un po', ma chi se ne frega. Bravo, chi se ne frega. E c'è ancora una volta la dimensione dei bambini ed è proprio questo, c'è sempre dinamicità, no, nelle fotografie di Tawel,
è come proprio una frazione, è un istante di un filmato che viene in qualche modo immortalato e ci regala una poesia per l'eternità, qualcosa di meraviglioso. Io per dirti, Roberto, adoro la bambina sulla destra che è un po' tagliata. A me mi fa impazzire. Cioè, vabbè, ormai è tanto tempo che lavoriamo insieme, stavo per dire la stessa cosa. Stavo dicendo, guardate le figure umane tagliate ai bordi, quanto ti Sì. fanno sentire dentro la scena. Chiamiamolo un trucco, però se badate in certe foto anche di altri grandi fotografi, utilizzare i bordi per immedesimarsi, per entrare nella scena, tagliando a dovere chiaramente le figure umane, diciamo, è un modo che funziona tantissimo. E questo è il concetto del momento, no? Ancora una volta, qui siamo anche qui in soggettiva totale, tavola è praticamente dentro sul carro, quindi è dentro di fatto alla scena, è cogliere il momento, no? Questo cavallo che scalcia, il braccio dell'uomo, la forza, l'elemento anche, insomma, la vita, no? Che è una vita anche dura da parte dei Mennoniti, ovviamente nel mondo rurale, e il bianco e nero, i cavalli che sono sagome scure su uno sfondo chiaro. È veramente una grandissima capacità e ancora una volta questa voglia di cogliere una frazione di vita a prescindere appunto dai rigori formali della composizione. L'orizzonte non perfettamente dritto, però comunque sempre questa triangolarità, quelle le due braccia dei due agricoltori con le due redini che vanno a confluire sul cavallo che sta facendo un po' le bizze. E c'è Sì. sempre comunque questa prospettiva, questo penso Sì. sia un 35 dalla Sì, mi fa pensare a un 35 mm anche a me. Comunque, insomma, tendenzialmente un grandangolo, l'ho sfocato, chi se ne frega, così lo diciamo ai nostri amici. veramente bellissimo. Cioè, scatto, tu sei lì, ecco, questa è la cosa, appunto, hai questa sensazione di intimità, nel senso che tu sei dentro la scena. Ecco, polvere del sentiero, ecco un'altra grandissima porta. questo ritorno, nel senso della prospettiva, della diagonale, del concetto appunto di intimità, è un momento di vita che lui. È appunto quella famosa poesia nella prosa, no? Cioè nel racconto quotidiano, e lui lo racconta benissimo, insomma, veramente stupenda. Sì, Progetti, il momento, la dolcezza. il ruolo anche della donna, quindi c'è anche insomma, la dimensione sia dell'uomo che della donna nel racconto di Towell. Ecco, vogliamo ragazzi, diciamo, chiudere con la selezione delle foto di Tower per non fare un filmato troppo lungo, anche se noi faremo ore a parlare di queste cose. Questa foto che è presa dal lavoro appunto sulla Palestina, l'abbiamo voluta scegliere, ragazzi, per un motivo, perché ci fa capire come l'uomo, insomma, questo bambino, questo ragazzo è nell'inferno di fatto, no? In una terra completamente degradata, devastata. Squartata e cicatrizzata, però è comunque una situazione di degrado. Il bambino da giovane che già fuma, insomma, non, dà l'idea che non c'è prospettiva, ma al tempo stesso dà l'idea di una routine quotidiana, cioè di come l'uomo si adatti anche a circostanze apocalittiche. E l'abbiamo messa perché stiamo vivendo un periodo oggettivamente epocale, in parte apocalittico. E effettivamente dopo un po' ti abitui a questa dimensione surreale. Ecco, così come avviene nei contesti di guerra, Roberto, cioè ci si abitua. La normalità diventa, anche se brutto dirlo, normalità. E la casa, che in questo caso è divelta del ragazzo, fuori c'è praticamente in qualche modo l'inferno, c'è la guerra, dentro pure c'è la guerra, ma comunque c'è un piccolo senso di intimità e di protezione. Veramente una foto, se questa non è poetica, ragazzi, probabilmente non si ha il cuore per ascoltare certe foto. È di una delicatezza, di una dolcezza e nello stesso tempo è Crudeltà anche, no? che lascia innamorati. Roberto, vi lasciamo con una frase che è sul biglietto da visita di Larry Towell. Larry Towell, essere umano, questo sul biglietto da visita appunto del grande fotografo, vi dice praticamente tutto. Cioè io credo che questa è poesia allo stato puro, veramente poesia allo stato puro, bellissimo. Quando ho letto questa frase ho detto, oh, vabbè, stiamo parlando di un grande come persona, a prescindere del fotografo. Insomma, abbiamo detto, un grande uomo. Prima ancora di essere un grande artista, e questo conferma la mia assoluta convinzione
che per fare grande foto c'è bisogno di una grande personalità, cioè non c'è niente da fare. Magari una personalità controversa, una personalità a volte anche scontrosa, difficile, però comunque una persona che ha la capacità di vivere quello che sta accadendo, di elaborarlo, di sentirlo e di qualche modo esprimere una propria opinione, no? Su quello che gli succede intorno e che sta raccontando tramite la macchina fotografica. Deve avere qualcosa di grande e Larry qualcosa di grande ce l'ha e si capisce perfettamente dalle sue opere, come tanti altri fotografi. Comunque questo è un po' emblematico, questo uomo artista a 360 gradi che vive la sua vita in maniera totale, senza freni, senza problemi, riesce a trasmettere questa sua umanità. Va bene ragazzi, allora vi abbiamo raccontato anche qualcosina di Larry Towell, ripeto l'invito è andate a studiare gli autori di cui parliamo, ma anche tanti altri autori, iscrivetevi al canale, ricordatevi, spuntate la campanellina per essere aggiornati, il link al corso in descrizione dello scatto alla stampa, ve lo ricordiamo sempre, ma soprattutto ci fa piacere, vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato a condividere insieme e quindi condividere insieme a noi la passione per la fotografia. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi.